Questa è la nuova Ford EcoSport, la scopriamo in questa recensione, un SUV che riserva sorprese, in positivo e anche in negativo. Prima di cominciare però vi ricordo che in ogni momento potete cliccare quassù in alto a destra per richiedere un preventivo gratuito e scoprire quanto potete risparmiare su questo piccolo SUV. La Ford EcoSport ha una carrozzeria molto alta, addirittura più alta di SUV di categoria superiore, e dal vivo questa altezza elevata si nota subito. Nell'allestimento sportivo ST Line, la Ford EcoSport appare davvero sportiva esteticamente, grazie anche a forme della carrozzeria che la proiettano in avanti, con un posteriore visivamente sollevato e appunto spinto verso l'anteriore. Solo nella versione ST Line il tetto è nero a contrasto, il che rende l'auto davvero molto accattivante. I cerchi da 17 pollici sono di serie, quelli da 18 invece sono opzionali. Infine, non sono presenti fari anabbaglianti full LED. Vi ricordate la generazione precedente dell'EcoSport? Ecco, la prima sorpresa è vedere degli interni che sono cambiati non poco, come con l'introduzione di tante plastiche morbide e anche con l'introduzione di assemblaggi molto solidi, quindi la percezione che si ha di stare a bordo di quest'auto è quella di essere appunto al volante di una vettura molto ben fatta e molto ben costruita. Qui al centro abbiamo un grosso schermo dell'infotainment che va ad impreziosire un po' tutta l'abitacolo, abbiamo plastiche morbide qua sopra, un pochino più rigide nella parte bassa, sentite? Però in generale sta tutto di ben fatto, di ben costruito, anche gli assemblaggi sono buoni, insomma in generale mi ha fatto una bella impressione quest'auto. Seconda sorpresa, il prezzo, che è aumentato non poco. Pensate che quest'auto, che è la top di gamma con trazione integrale e anche con il motore diesel più potente, arriva a sfiorare i 30.000 euro, optional esclusi. Poi c'è ancora un pochino di personalizzazione, insomma il prezzo è aumentato non poco, però appunto tutto questo, tutta questa qualità, giustifica in parte la presenza di un listino che è piuttosto importante. Spazio interno non è un granché, ma comunque non è neanche male, nel senso che alla fine gli spazi non sono tanti, però devo dire anche che non mi sono poi trovato male in questi giorni di utilizzo. Qui al centro abbiamo due portabicchieri, peraltro illuminati con un'illuminazione di colore verde, che può anche essere personalizzata, dove posso andare a mettere il mio cellulare. Posso posizionarlo qui oppure ancora posizionarlo qua in questa piccola fessura, veramente molto piccola, ma comunque adatta magari a un mazzo di chiavi o alle chiavi stesse dell'auto, che comunque hanno l'accensione keyless a radiocomando, quindi potrei anche tenerla in tasca. In realtà questi spazi sono ben sfruttabili, tranne il pozzetto centrale, che ha questa copertura che onestamente non capisco moltissimo, che va a dividere a metà il bracciolo centrale, molto profondo. Posso anche capire che questo ti crea un doppio livello, quindi è più facile raggiungere gli oggetti, però è anche fastidioso poi ogni volta andare a raggiungere la parte sottostante. Comunque in ogni caso spazio non è malissimo, anche se in realtà avrei voluto vedere qualcosina in più. Volante si può regolare in profondità, vedete, e anche in altezza, tra l'altro con ampie regolazioni, quindi anche i più alti non hanno assolutamente nessun problema. E qui posso andare a regolare i miei sedili sia in altezza che appunto ovviamente in profondità, e c'è anche il supporto lombare soltanto con il comando manuale. Lo schermo ha una diagonale da 8 pollici di diametro, si trova in alto ma è facilmente raggiungibile dal posto di guida. Nella parte bassa troviamo le icone dei vari menu, molto facili da gestire. Le mappe del navigatore sono fluide ed il sistema è abbastanza rapido nel trovare le destinazioni e sempre molto pulito nella grafica. La radio è solo FM e AM, ma anche quella digitale DAB, ed è ovviamente disponibile lo streaming audio via Bluetooth oppure tramite Apple CarPlay o Android Auto. Il sistema ha anche un router Wi-Fi per connettere fino a 10 dispositivi all'auto ed è connesso in 4G alla rete. Nel complesso il Sync 3 è uno dei sistemi migliori, più completi e semplici da utilizzare. La Ford EcoSport è lunga 4,09 m, larga 1,76 m e alta 1,71 m. Trazione integrale e dimensioni ridotte, è un vero SUV in miniatura. Mi è piaciuto molto il fatto che tutti i comandi sono retroilluminati, a cominciare dalle prese USB che hanno appunto i bordi illuminati, quindi di notte si individuano in un attimo, e poi tutti i comandi in generale nell'abitacolo hanno una bella illuminazione, quindi questo li rende molto ben sfruttabili. Guardate anche qui il lettore CD ha il suo tastino qua che permette appunto di far uscire il CD, che è anche questo retroilluminato. Questo tra l'altro è opzionale, costa 150 euro. Poco sotto il cassettino, piccolino in questo caso, però è diviso a metà, qua sopra abbiamo una mensola in cui poter andare a riporre i documenti, insomma quelli che vengono dati di serie dalla casa. Andiamo a vedere come si sta dietro.
L'auto lunga 4,09 m e guardate quanto spazio a disposizione. Per l'auto di questa categoria non è affatto un risultato malvagio. Del resto ho tanto spazio a disposizione per le gambe, anche per i piedi da sotto veramente nessun problema, e anche la mia seduta diventa in questo modo molto naturale. Guardate, la seduta è bella alta e poi riesco comunque ad avere un buono spazio per la testa. Io sono alto 1,85 m, ve lo ricordo sempre, ma qui al centro non abbiamo due bocchette dell'aria condizionata, abbiamo l'unica presa elettrica che però si trova qui, diciamo sulla destra appunto del sedile posteriore destro. Per quel che riguarda poi il resto, direi che c'è una buona qualità anche qua dietro, i sedili sono morbidi, ben fatti. Attenzione però appunto a questi poggiatesta che comunque devono essere rialzati e vanno a togliere visibilità al posteriore, la quale del resto non è molto ampia già di suo. 334 litri di capacità minima del bagagliaio con la classica apertura così a compasso libro, non so neanche come definirla. In ogni caso c'è stato praticamente tutto il nostro set con le valigie grandi, quella media, l'unica rimasta fuori è la piccola, nonostante io abbia messo comunque il piano di carico sulla posizione più bassa rispetto alle tre disponibili. Lo spazio comunque è molto molto buono, merito anche di questo incavo nel portellone posteriore che permette di guadagnare ancora un pochino di spazio. L'unica cosa, questo portellone è un incubo nel momento in cui parcheggiate in spazi stretti, o comunque in ogni caso qui dietro dovete avere praticamente un campo da calcio per poter liberare tutto lo spazio necessario. Molto utile però in realtà per me è stato avere questo portellone, perché nel mio box ad esempio ho un ingombro nella parte superiore, quindi dover alzare il portellone è più fastidioso rispetto che ad aprirlo così. Quindi nella pratica in realtà, se magari c'è possibilità di prendere qualcosa dal bagagliaio, poterlo aprire così laterale anche soltanto per uno spiraglio diventa comunque molto valido, molto interessante e anche utile. Oltretutto posso andare anche ad abbattere il divanetto posteriore in una maniera molto intelligente, posso usare questo laccio per alzare la seduta, andare anche ad abbassare lo schienale del sedile davanti e così facendo andare a abbattere tutto quanto per avere un piano di carico piatto dal vano di carico fino all'abitacolo e andare a sfruttare tutto lo spazio disponibile. Ovviamente la stessa cosa la posso fare anche da questa parte del divanetto, chiaramente diviso 60 e 40. Adesso andiamo a vedere come va su strada questa EcoSport. Terza grande sorpresa della Ford EcoSport, come va su strada? Per due motivi principali: uno, è comoda, e due, è sportiva. Sullo sportivo bisogna un attimo tirare a mezzo l'allestimento, questo è l'allestimento ST-Line, cioè l'allestimento più sportivo, e ha appunto una taratura delle sospensioni più rigida, un assetto proprio dedicato, il che la rende comunque divertente tra le curve, ed è in questo una vera e propria Ford che, sapete, ha quest'animo molto sportivo per tutti i suoi modelli, riesce a dare questa connotazione sportiva appunto a tutte le auto della sua gamma. E poi anche è un'automobile confortevole, e su questo mi ha proprio stupito tantissimo, perché di solito i SUV di questa categoria, appunto lunghi poco più di 4 metri, hanno comunque un assetto rigido, il che porta comunque la vettura a subire le buche, le asperità sulla strada, che portano poi anche una guida poco confortevole. Invece su questa EcoSport la taratura delle sospensioni è stata fatta veramente bene, e per quanto riesca a garantire un buon divertimento in curva, riesce anche a garantire un ottimo livello di comfort. L'EcoSport è stata migliorata rispetto alla generazione precedente, l'hanno resa un pochino più silenziosa all'interno e veramente si sente poco dal mondo esterno. L'unica cosa che si sente è un po' il motore, soprattutto in accelerazione. Questo è il 1.5 turbo diesel di cui vi parlo tra pochissimo, ma comunque in ogni caso da fuori si sente davvero poco. Perciò davvero ottimo veramente il risultato che è stato fatto su questa EcoSport, mi ha convinto e appunto mi ha anche stupito, perché veramente se cercate un SUV compatto sportivo che riesca comunque a garantire un ottimo livello di comfort, allora questa EcoSport fa per voi. Vi parlo un attimo della motorizzazione che sto guidando in questo momento, una motorizzazione molto potente per quel che riguarda la coppia motrice, quindi le accelerazioni con marce basse veramente avvengono in maniera poderosa, ottimo risultato su quest'auto. L'unica cosa però, i consumi comunque sono un pochino alti, perché parliamo di 13 km con un litro, cosa che è data anche dalla presenza della trazione integrale e comunque anche da prestazioni che sono molto buone. Io sinceramente vi consiglio questo motore solo esclusivamente se avete necessità
necessità appunto di avere la trazione integrale, perché in gamma è l'unica motorizzazione ad offrirla. Però stiamo parlando comunque di una vettura che non consuma poco, e su questo è stata un'altra sorpresa. E qui allora, se parliamo di una vettura che deve consumare poco, sicuramente andrei sul 1500 da 100 cavalli. Per quel che riguarda invece le prestazioni o comunque in generale l'immediatezza di guida, beh, allora sul benzina considererei il 1000 da 125 cavalli, per il semplice fatto che ha comunque un cambio automatico. E questo ha un enorme impatto, soprattutto sulle riaccelerazioni. Cosa significa? Se io sono ad esempio ad una velocità costante, come in questo caso, intorno ai 60 km/h, qui vado a mettere giù tutto il pedale dell'acceleratore, la vettura ha una buona progressione, però risulta un pochino lenta, proprio perché le marce alte sono appunto lunghe, quindi vanno di fatto ad abbassare il numero di giri per migliorare l'efficienza e tutto il resto. Invece per quel che riguarda la trasmissione automatica, vado a premere a fondo il pedale del gas e a quel punto il motore EcoBoost mi tira via tranquillamente dalle situazioni di impaccio e soprattutto mi tira via quando devo fare un sorpasso impegnativo. Ed ecco appunto che il passaggio da 50 a 100 km/h passa da circa 11 secondi, come avviene su questa 1500, a 8 secondi come avviene con il 1000 con la trazione anteriore e la trasmissione automatica. E poi arriviamo all'ultima sorpresa di questo video, anzi di quest'auto, ossia gli assistenti alla guida, che non sono disponibili nemmeno a pagamento, se non ad eccezione dell'angolo cieco, che costa comunque 650 euro, e controlla appunto l'angolo cieco dello specchietto, e anche se non ad eccezione del cruise control, che non è adattivo. Quindi manca il cruise control adattivo, molto utile nei viaggi, manca la frenata d'emergenza automatica, utilissima per andare appunto a controbilanciare eventuali distrazioni o pericoli che si possono verificare in città, e manca appunto anche l'avviso di abbandono della corsia, anch'esso molto utile nei lunghi viaggi. Tutto questo chiaramente va un po' a discapito di quest'auto, che deve battersi con una concorrenza ormai molto agguerrita da questo punto di vista e con prezzi che spesso sono anche inferiori, perché parliamo di un'automobile che nella sua configurazione top di gamma arriva a sfiorare, se non addirittura a superare, i 30.000 euro. Ora, per il listino completo, visto e considerato che Ford fa sempre delle offerte molto molto invitanti, vi invito ad andare a vedere sul nostro sito drivekey.it, cliccando sul link in alto a destra, per poter vedere tutto il listino completo. Però chiaramente, tornando a concludere il discorso, stiamo parlando di una vettura che nelle sue configurazioni top costa un bel po', e da questo punto di vista avrei voluto vedere un'attenzione superiore rispetto alla tecnologia di assistenza. Quindi, come sempre, giunti alla fine di questo video, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube se questo video vi è piaciuto, e vi ringrazio di aver passato questi minuti in nostra compagnia alla scoperta di quest'auto. Successivamente, nelle prossime settimane, pubblicheremo ovviamente altre recensioni, vi invito a non perderle proprio iscrivendovi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Ciao!